Buonasera, diamo inizio ai lavori. Prego, segretario, faccia l'appello. Biasi Franco. Presente. Di Filippo Giuseppe. Presente. Crispino Francesco. Presente. Russo Gennaro. Presente. Marciano Pietro Paolo. Presente. Cammarota Giuseppe. Presente. La Porta Massimo. Presente. Verrone Gianluigi. Presente. Di Nardo Eleodoro. Presente. Buonora Maristella. Framondino Luigi, Comite Nicola, presente. Botticchio Giuseppina, presente. Coppola Salvatore, presente. Abate Agostino, presente. Pesca Mario, presente. Adamo Coppola. La seduta è valida. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, approvazione dei verbali della seduta del 30 settembre 2020. Chi è favorevole? Astenuti? Nessuno? Contrari? Nessuno? Per li... contrari? Botticchio. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Astenuti? Nessuno? Contrari? Botticchio. Secondo punto all'ordine del giorno, decreto legislativo numero 50/2016, modifiche ed integrazione articolo 21 programma triennale 2020-2022 ed elenco annuale 2020 dei lavori pubblici. Relazione il sindaco. Buonasera. Allora, in effetti le modifiche al piano triennale sono sostanzialmente quattro, tutte quante operate con delibera di giunte, la 191, la 192, la 194, la 206. La prima modifica è la riorganizzazione del progetto di ristrutturazione dell'impianto sportivo Guariglia per un importo di 683.000 euro. Questo progetto è stato candidato a finanziamento sulla misura sport e periferia. Poi il secondo invece è la messa in sicurezza e adeguamento del viale Carmine Rossi per un importo di 635.000 euro, anche questo è stato candidato a finanziamento. Inoltre il terzo è invece la sistemazione con messa in sicurezza della via Carlo Pisacane per un importo di 485.000 euro, anche questo messo a finanziamento, sempre candidato a finanziamento. E infine l'ultimo, che invece mentre questi già c'erano, sono stati adeguati o modificati, quest'altro invece è completamente nuovo, è un progetto di fattibilità di realizzazione di un parcheggio pubblico in marciapiedi in via Padre Giacomo Selvi per un importo di 355.000 euro. Qui c'è l'idea di poter mettere a finanziamento, questo lo faremo con un'ulteriore modifica del piano stesso, un intervento a mutuo. È una zona strategica là vicino alla chiesa di Padre Giacomo Selvi, c'è necessità certamente di implementare i parcheggi, è utile un marciapiede che arriva fino all'innesto in prossimità della stazione, in modo tale da garantire in quel tratto che c'è una strettoia la possibilità di circolo da parte dei pedoni sul marciapiede. Queste sono le quattro opere che abbiamo modificato, come detto, e inserito, se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi in merito? Prego, consigliere. Allora, il sindaco ha elencato le quattro delibere di giunta comunale. Ha dettagliato i titoli e ne ha chiesto l'approvazione. Quindi io riesco a comprendere una cosa sola, cioè questo è il piano triennale in Agropoli. Cioè il piano triennale in Agropoli si contraddistingue per questa striminzita celerità. Cioè arrivano, dicono il nome delle due o delle tre o delle 23 delibere, l'elenco delle opere e dicono al Consiglio approva o respingi, o se no altrimenti piangerai in cinese.
Questa è la caratteristica del piano triennale da Agropoli. Noi sappiamo benissimo che il piano triennale nasce con proposta dalla giunta comunale, ma alla fine, essendo di esclusiva competenza del Consiglio comunale, significa che è un atto di programmazione di un'estrema importanza, un atto di programmazione su cui noi consiglieri comunali ci dobbiamo spendere. Non 10 minuti in Consiglio comunale, ma giornate intere. È vero che la Giunta comunale redige le progettazioni delle opere pubbliche che intende redigere, perché deve portare a compimento un suo programma, in quanto il piano delle opere pubbliche rientra nel programma della maggioranza. Ma se è vero questo, e questa maggioranza di Agropoli non ha interesse a coinvolgere la minoranza, basta dirlo chiaramente. Se invece ha interesse a coinvolgere la minoranza, dicendo sì, siete una minoranza sparuta, siete 3 praticamente su 16, contate meno di 3, contate meno di 0, però vi vogliamo comunque coinvolgere, così come vanno predicando continuamente che loro vogliono coinvolgere la minoranza, ma che la minoranza invece praticamente si rifiuta, giudicate voi di questo stesso consesso, voi della maggioranza di questo stesso consesso, giudicate voi cittadini presenti, giudicate voi cittadini che state ascoltando questo Consiglio Comunale. Quindi io ritengo che per queste motivazioni, non per la particolarità delle opere pubbliche che potrebbero, e dico potrebbero, non dico possono, né dico lo meritano, potrebbero meritare tutte quante il consenso. Ma a noi consiglieri della minoranza, onestamente, in questo momento, almeno a me, preme sottolineare una cosa, preme sottolineare l'inesistenza dei rapporti e di colloqui che questa maggioranza intende tenere con la minoranza, cioè inesistenza totale. Quindi per questi motivi, signor Presidente, io esprimo parere contrario, ed è per questi stessi motivi che, nel ringraziare il segretario comunale per quello che ha già fatto nelle altre delibere, avendo riportato tutto il mio intervento, lo ringrazio, quindi colgo l'occasione di farlo in questo momento, la continuerò a ringraziare se questo stesso intervento, che poi le consegnerò, entrerà a far parte del corpo del deliberato, così come l'ho sempre chiesto. Grazie. Grazie a lei. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Pesco. Io, prima di fare il mio intervento, volevo chiedere, è pervenuto, leggo qua, programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022, e c'è una serie di lavori. Volevo chiedere prima al sindaco, di questi lavori quali sono stati portati a termine e a che punto sono? Perché altrimenti noi stiamo, altrimenti parliamo di un allegato alla delibera del Consiglio Comunale, ma non si riesce a capire se sono state quelle opere indicate, se sono state già portate a termine, oppure sono in corso e a che punto sono. Parlando di piano triennale. Ma forse non ho capito bene la richiesta. La richiesta. È chiaro che queste sono le opere che noi andiamo a pensare di voler realizzare. Lei parla di opere portate a termine. Una volta che l'opera avvia la sua realizzazione, quindi non diventa più un'opera programmata, ma un'opera realizzata, esce dal piano, evidentemente. Quindi lei non ho capito se mi sta chiedendo il livello di progettazione delle opere o mi sta chiedendo. Le opere portate a termine non ci sono nel piano triennale, sono quelle fatte, ci sono più. E allora questo piano, io leggo, programma triennale dei lavori pubblici, no? Tutte queste opere sono state programmate da quando? Quanto tempo fa e con quale delibere? Cioè, perché sono riportate qua dentro tutte le opere pubbliche che sono state programmate. Sì. Vabbè, ci sono opere nel piano triennale che risalgono a 3 anni fa, 4 anni fa. Io ho dettagliato sostanzialmente quelle che sono le modifiche del piano stesso, che è il piano che abbiamo immaginato, sostanzialmente rinnovato nel primo Consiglio Comunale utile dopo la rielezione di questa maggioranza, è stato ritoccato il piano stesso, poi alcune opere strategiche sono rimaste, ad esempio, faccio un esempio per dire, un'opera per esempio importante che abbiamo messo a finanziamento, che credo ci sarà finanziata, stiamo parlando per esempio del sottopasso della stazione ferroviaria con i relativi parcheggi, uscita nuova di Agropoli Centro, quello è un progetto che sta già da diversi anni nel nostro piano, l'abbiamo
inserito nel momento della, dopo le elezioni, è stato un progetto, diciamo, che abbiamo presentato durante la campagna elettorale, da allora che è presente nel nostro piano triennale. Naturalmente abbiamo chiesto il finanziamento, naturalmente non sempre le richieste di finanziamento vanno a buon fine, alcune volte vanno a buon fine, altre volte no, però quello rimane un'opera, diciamo, strategica, che non è per le casse del comune, parliamo di una cifra superiore ai 10 milioni di euro, quindi rimane nel piano triennale, quando poi verrà finanziata e realizzata uscirà dal piano triennale. Quindi ora andare a ricordare su 30-40 opere tutte quante sono state inserite nel piano è una domanda complessa, ce ne andare ad avere gli atti, però il senso della delibera è quello di guardare tutte le opere che sono state inserite nel piano stesso, se ci sono opere secondo voi che andrebbero implementate, opere che andrebbero tolte, opere che andrebbero fatte nuove, cioè questo potrebbe essere il senso della... rispetto a questo sono disposto... No, già che praticamente il piano triennale è un qualcosa di fondamentale per un'amministrazione, perché mira naturalmente a quello che sarà la città di Agropoli, quella che sarà la città futura di Agropoli, no? Quindi nel piano triennale vanno insite quelle opere fondamentali per lo sviluppo di una città. Allora, voglio dire, se tutto ciò è vero, naturalmente, quando io trovo queste opere, io devo pure sapere se sono soltanto opere inserite in un programma oppure sono opere che poi effettivamente vengono sviluppate e portate a termine, perché altrimenti lasciamo sempre, come in ogni esercizio, delle opere inserite qua, tanto per inserirle e poi non vengono completate. Questo è quello che volevo specificare. No, sì. Un attimo, no, era questo il mio senso. Poi io volevo dire una cosa. Io credo che la città di Agropoli ha come obiettivo quella di essere una città turistica. Noi tutti sappiamo, e ne abbiamo anche discusso in questo Consiglio Comunale, che una delle problematiche più forti adesso è la Posidonia, no? Noi abbiamo questa problematica che da anni ci sta attanagliando, abbiamo dei cumuli che stanno superando addirittura delle montagnelle di cumuli di Posidonia. Allora io dico, in un piano triennale di opere strategiche per una città turistica, ne parlammo già in questa sede, perché non viene inserito anche un discorso di risoluzione della problematica della Posidonia? Allora, perché se il piano è triennale, quindi è un'opera strategica, anche come finanziamento da poi poter portare avanti, deve essere inserito in questo piano triennale. Altrimenti si parla, ma non si vuole risolvere la problematica effettivamente della Posidonia. Perché qua ci siamo detti in questa sede che il costo è elevato e eccessivo. Ma allora programmiamolo. Perché non è stato programmato in questo piano triennale? Era questo che volevo dire. Grazie. Deve rispondere il sindaco. Beh, rispondo alla fine, facciamo fare un intervento. Okay. Prego, Botticchio. Allora, qua parliamo di piano triennale, opere pubbliche, ma continuate a parlare di opere pubbliche, ma l'opere che sono stati fatti in tanti anni, i debiti che sono stati contratti e mutui, cioè noi non riusciamo neanche a ripianare quello che abbiamo, però poi tenete sempre il coraggio di parlare di progetti, di futuro, di costruzione, di emancipazione, di crescita della città, che a voi vi manca la BC. E ve l'ho detto pure l'altra volta, gli assessori vanno mandati a casa, perché qua il lavoro non si fa, è inutile che avete presentato chi cartuscelle, ho fatto un progetto, cioè che poi la gente ascolta, qua che bella crescita che c'è, la città cresce, si farà via Carmine Rossi, si farà il porto, si farà i sei, ma e forse, io non le ho neanche lette, perché tanto io so come funziona. So alla fine, diceva Abate, dice la minoranza non viene coinvolta, ma perché la dovreste coinvolgere? Qual è il vostro guadagno, il vostro apporto che la minoranza viene coinvolta? Non viene coinvolta, la minoranza deve solo vedere e quelle le scelleratezze che voi continuate a fare su tutto. Cioè qua non si può parlare ospedale perché non c'è chi ti risponde, non si può parlare di alghe, vanno i turisti sul quei pochi turisti che vengono, che si tappano il naso e gli occhi per venire a Agropoli e fanno le domande. Non abbiamo niente, il programma triennale, i se forse ma se si farà, curate quello che abbiamo, pigliamo i soldi dal porto. I posti barca, dove vanno i soldi? Dove vanno tutte queste strisce blu, tutte queste cose? Altro che sperare di inserire le opere in un programma se però sarà sfinanziato, quando noi le risorse che noi abbiamo
già quelle che abbiamo, farle funzionare, arrivano soldi al comune. E poi mettere persone che gestiscono, ma la gestione, se no fa da fine a Rede Luca, poi devo chiudere, vedi quello deve chiudere, che io dice non tengo ospedale, non tengo niente, piglia e chiudi in casa, no? Come il gregge e le pecore, che fa il pastore? Le chiude, dice, oh, maronna, mo piove, chiude un mese, li chiudo mezz'ora prima. Capito? Questo è gli atti scellerati della politica, il vostro cattivo comportamento. Quindi non vi presentate le opere triennali, sono sogni. Sono cose che voi magari immaginate, ma pure per dare una speranza a una città morta come questa, giustamente, questi sono in ginocchio, e noi gli diciamo che facciamo qua, facciamo là, questo è, io ve le dico in faccia, loro le dicono a parole loro, io dico a parole mie. Questo è, e chiudi il sindaco, mi può rispondere, ma questo non perché io condanni il sindaco, anzi forse un sindaco col senno di poi, forse anche la figura meno peggio, perché qua si è vittima anche di un sistema talmente contorto e talmente tortuoso che non funziona niente, non funziona niente. Ma non perché io voglia dare la... perché probabilmente non è circondato da persone che hanno a cuore il bene della città. E si è vista l'ultima elezione, ognuno si portava un referente suo, perché poi dice mi deve fare il piacere. Ma quale piacere? Un piacere doveva essere la città di Agropoli, tutti insieme, minoranza e maggioranza, un unico obiettivo. Questo era. Scusate la rabbia. Grazie consigliere, prego sindaco. Allora sì, vabbè... solito argomento a piacere del consigliere Botticchio, si parla di lavori pubblici, si arriva praticamente all'ospedale, poi si arriva al Covid, poi si arriva, vabbè, ne siamo abituati, però con grande pazienza, calma, ascoltiamo tutto perché è giusto che sia così. Quindi non ha necessità di replica in quanto non ha parlato del piano triennale, si parla di questo argomento, io mi attengo all'argomento, se no è come se fossimo davanti al bar, non in consiglio comunale. Allora, rispetto al caro consigliere Pesca, il ragionamento è semplice. Ci sono delle opere che noi abbiamo immaginato, che abbiamo fatto uno sforzo importante per la progettazione, che non può essere realizzato dal Comune di Agropoli. E abbiamo detto tante volte che l'idea era di quello di erigere dei progetti, inserire nel piano triennale e attendere l'occasione migliore per poterle far finanziare da enti straordinati. È evidente che noi stiamo sul pezzo, cerchiamo di controllare quali sono le cose più importanti. Sappiamo per esempio, e ci stiamo preparando, che per il futuro verranno finanziate da parte del Ministero competente interventi importanti sul dissesto idrogeologico. Bene, nostro compito è lavorare su progetti e inserire nel piano triennale, perché poi una volta che arriveranno le possibilità di finanziamento saremo pronti per poter candidare questi progetti agli enti sovraordinati. Sappiamo che arrivano dei fondi dalla Comunità Europea, tra MES, Recovery Fund, quindi probabilmente ci saranno degli interventi di finanziamento sulle scuole, interventi anche questi che non è in grado l'amministrazione comunale, ma nessuna amministrazione di finanziare di per sé con i soldi della Cassa Depositi e Prestiti, e quindi si attende un finanziamento sovracomunale. Anche lì, nel piano delle opere pubbliche, si inseriscono dei progetti che poi potranno essere finanziati. Quindi la logica che abbiamo sempre utilizzato è quanto più diciamo, opere possibili vengono inserite nel piano, più saremo rapidi e pronti nello sfruttare l'eventuale finanziamento. Questa è la logica che abbiamo sempre utilizzato per quel che riguarda il nostro piano. Poi, dove è possibile e dove è necessario, dove c'è una priorità, che per noi è una priorità, ma che sappiamo non arriva un finanziamento sovracomunale, come può essere per esempio il caso di un parcheggio o di un marciapiedi, a quel punto questa opera verrà in qualche modo finanziata con i soldi direttamente della Cassa Depositi e Prestiti. Come ad esempio la questione del commissario di polizia. La notizia al Consiglio che ormai abbiamo trovato un'intesa definitiva con la Questura, con la Prefettura, con il Ministero, perché la sede del commissariato si farà ad Agropoli. È evidente che lì ora ci stiamo lavorando insieme al commissariato, ai tecnici del Ministero per immaginare la costruzione della caserma. Anche quello là sarà un intervento che se non ci sarà un finanziamento ministeriale, ritenendo secondo noi che è una priorità per la città di Agropoli, verrà finanziato a mutuo. E lì pagheremo
toglieremo dei soldi dal bilancio che magari finanzieranno altre cose, e dato che la priorità è la sicurezza, lo metteremo sulla sicurezza. Stesso ragionamento per la caserma dei carabinieri. Se riteniamo, secondo noi, che la sicurezza è una priorità, vuol dire che in bilancio la rata di mutuo che servirà per costruire la caserma, invece di fare un'altra cosa, fare una festa, fare una cosa in più, dal bilancio, senza modificarlo, senza incrementare le tasse, andremo a realizzare questo. Poi lei dovrà criticare se quei soldi che noi utilizziamo per pagare il mutuo della caserma dei carabinieri o del commissario di polizia siano soldi ben spesi o siano soldi buttati. Questa è la valutazione che poi farà dell'operato della maggioranza. Il consigliere Pesca potrà dire: stai spendendo 60.000 euro all'anno per aver costruito il commissario di polizia, per me stai buttando i soldi. Questa può essere una sua valutazione. La nostra valutazione invece è che ne vale la pena di spendere questi soldi. Ecco perché quando si è realizzato il palazzetto dello sport, quindi quando ancora si parla di debiti, di cose del passato, secondo noi la città di Agropoli serviva il palazzetto per le attività che bisogna svolgere all'interno, per motivi di carattere sociale, perché ci siano luoghi di aggregazione per i giovani. Per me è una cifra, i 70, gli 80 mila euro all'anno che paghiamo di rata di mutuo, importante per la città e per questo la paghiamo. Quindi si può anche demonizzare, come ha fatto il consigliere Botticchio, dicendo debiti, ma a cosa sono serviti quei debiti? Sono serviti per fare delle cose utili alle città o no? Questo è il ragionamento che bisogna fare, perché buttarla così e dire hanno fatto i debiti per 30 anni, devono pagare, benissimo, cosa abbiamo realizzato con quelle cose? E quindi la valutazione dovrebbe essere: l'opera realizzata e funzionale alla nostra città serviva, mancava, oppure l'opera realizzata non serve a niente. Su questo io vi sfido, diciamo, a ragionare, perché fare un ragionamento così aleatorio, ci sono i debiti, non porta a niente, serve soltanto non a ragionare, ma a buttare il camperlaio, a fare confusione e cercare di gettare lo stato di discredito. Ma non si scende a ragionare sulle cose. Io mi invito a ragionare sulle cose, consigliere Botticchi, consigliere Pesca. Quindi questi discorsi in generale sono d'accordo con consigliere Abate, se ne dovrebbe parlare di più, evidentemente, su questo sono assolutamente d'accordo. Però, diciamo, se la maggioranza probabilmente pecca nel proporre un piano e magari allargare, perché no, la discussione, l'opposizione pecca nel utilizzare un linguaggio non di voler discutere sulle cose, ma così, molto generale, solo per gettare discredito, senza entrare nel ragionamento. Quindi forse bisogna tutti quanti, come dire, darsi una regolata e migliorare nel proprio mio e nel proprio lavoro. Detto questo, per quel che riguarda la Posidonia, consigliere, anche lì, sì, è facile dire il comune, il sindaco non se ne importa della Posidonia. È un gioco delle parti, è normale che sa che io, e come ho dichiarato tante volte, stiamo lavorando costantemente per cercare una soluzione che non c'è ancora, perché non c'è, l'abbiamo detto mille volte, perché non c'è un inquadramento normativo, perché... Ministro Costa, che partito è? 5 Stelle, benissimo. Perché il ministro Costa non mi scrive 3 righe su sua indicazione, che è il suo partito, mi scrive 3 righe e mi fa una legge per risolvere il problema delle alghe? Allora parliamo di questo. Se vogliamo fare la polemica così sterile e dire allora, c'è un ministro della Lega e del 5 Stelle, è un ministro del governo, può fare una legge di 3 righe e dire risolviamo il problema della Posidonia? E perché non glielo andate a dire? Cioè, perché mi volete trascinare in poi? Io non voglio fare le polemiche, però mi ci trascinate. Ok, sto parlando, consigliere. Ma l'assessore all'ambiente. Sto parlando. Vabbè, ma c'è l'assessore all'ambiente. Sto parlando, consigliere. Che c'entra? Ecco, questo è un altro modo di fare polemica. Sto parlando io. Se quello che dico non è, quando ho terminato, si alza e mi dice: sì, ho detto una fesseria. Che c'entra, consigliere dell'ambiente? Che significa? E che c'entra? Sto parlando del sindaco, va bene? E lo deve curare l'assessore. Parla il sindaco, e dice il sindaco, il capo della giunta, di parlare lui e basta. Non decide lei chi deve parlare. Detto questo, benissimo. Quindi abbiamo, tra l'altro, se si ricorda, anche avviato un ragionamento con un parlamentare, un senatore che è venuto qui per parlare della legge sul mare, si ricorda? Ancora non è stata fatta la legge. Noi siamo pronti, disponibili. Abbiamo anche immaginato addirittura di finanziarlo in qualche modo con i tributi, un intervento, per quanto ci crediamo in questi interventi. Appena per nostro conto, noi con la Regione stiamo interloquendo, perché abbiamo un'interlocuzione diretta, quindi cercheremo di risolverlo tramite la Regione il problema. Allora la sfida potrebbe essere: io tento di farlo per la Regione, una sfida virtuosa, lei cerca di farlo col Ministero, vediamo chi riesce prima. Questa può essere una sfida tra, diciamo, una competizione virtuosa che si tende a una soluzione del problema. Se poi vuole fare le polemiche, noi siamo qua. No.
Caro Sindaco, come al solito, io ho chiesto una cosa e tu mi hai risposto una cosa diversa in politichese, mettendo in mezzo naturalmente la caserma dei Carabinieri, quella della... Quella caserma della... fa parte del piano triennale. È chiaro che naturalmente nel politichese portare questi argomenti è facile portare il consenso verso di te, ma io non stavo discutendo del discorso della caserma. Io ho detto un'altra cosa prima, ho detto noi teniamo le opere pubbliche, che è una visione strategica della città, e ho chiesto questo, ho detto abbiamo delle opere pubbliche qua dentro riportate, ma che è confermato non sono state realizzate. Quindi noi ogni volta portiamo ogni anno delle opere pubbliche perché dobbiamo far vedere alle persone che c'è un impegno di fare delle cose, ma non vengono realizzate. Allora perché le portiamo? Perché poi dobbiamo aspettare il finanziamento. Questa è la realtà dei fatti. Questa è la realtà dei fatti. Funziona così, consigliere Vesca. Funziona così. Però diciamo che questa qua è pura teoria, è fantasia che poi si potrà avere. Allora io dico una cosa, per quanto riguarda la Posidonia, io ho portato la scorsa volta in questo Consiglio Comunale con il Movimento 5 Stelle, con deputati del Movimento 5 Stelle, con Della Mura, delle soluzioni fattive, e soluzioni talmente fattive che sono state già realizzate in altre città italiane, non solo ad Agropoli. E ne abbiamo parlato benissimo per quanto riguarda la vagliatura delle alghe con la sabbia, ne abbiamo parlato. Voi avete detto una cosa molto semplice, anzi il Presidente del Consiglio mi ricordo che disse che c'era un discorso di costi che sono eccessivi, e allora se il discorso dei costi è eccessivo, allora ecco che va portato in un piano triennale, perché se voi ritenete che queste opere debbano essere poi approvate e quindi portare il piano triennale, non vedo perché un qualcosa che è così sentito dalla città, qual è il problema della Posidonia e i comuni della Posidonia che ci sono, come anche il discorso dell'Azzurro, perché non viene portato il discorso della Posidonia nel piano triennale e poi si chiede il finanziamento? E non è vero che non c'è una normativa, non c'è una legge. È vero che è stata fatta una circolare apposta per il Comune di Agropoli da parte del Movimento 5 Stelle per quella risoluzione. Allora dovete portarla, io dico, portarla nel piano triennale e chiediamo eventualmente il finanziamento. Perché non viene portata? Questo è il concetto. Io dico, se quella è un'opera strategica per la città, va riportata qua dentro, al pari delle altre opere che vengono riportate con l'attesa di un eventuale finanziamento. Lo smaltimento della Posidonia non è un progetto, è prendere le alghe e smaltirle, è un meccanismo, una cosa è fare un progetto, poi attendere il finanziamento e realizzarlo, un conto è smaltire la Posidonia, non va nel piano triennale lo smaltimento della Posidonia, consigliere. Allora, qua è il concetto che voi che andiamo sempre a peccare, perché la volta dite che c'è un discorso di costo, e dire che c'è un gusto. Ma lei pensa di smaltire, faccia capire, consigliere, se lei pensa di smaltire la Posidonia con i soldi, per esempio, di un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti? Ma non c'è. E allora perché lo metto nel piano triennale? Il finanziamento non è solo Cassa Depositi e Prestiti, il finanziamento per quanto riguarda i comuni e l'amministrazione non è solo Cassa Depositi e Prestiti, sono tanti tipi di finanziamento. Ma hanno delle destinazioni. Quando la Comunità Europea ha delle destinazioni. Ma perché non ci può essere una destinazione per quanto riguarda? Ma perché no? Perché quale sarebbe? Ma quale smaltire è un progetto? Smaltire la Posidonia è un progetto. No, progetto è realizzare qualche cosa. È praticamente finanziare un discorso di un meccanismo, una macchina tale che possa smaltirla. Abbiamo discusso già. Dite, non è la vostra priorità, sarà altre vostre priorità, questa è la verità. Poi volevo chiedere, e qui diciamo questo, voi nel piano triennale non ritenete di inserire una problematica così forte qual è quella delle alghe. Poi l'altra cosa volevo dire, è soltanto questo chiedo, poi dopodiché praticamente dico, per quanto riguarda centrale, io non lo so perché, centrale, il committente è la cosa, è l'Unione dei Comuni Cilentani, perché? Perché la committenza di queste opere pubbliche dovrebbe passare per l'Unione dei Comuni Cilentani? Ma quale? Ecco, c'è scritto qua, centrale di competenze assoggettati così, alla procedura Unione dei Comuni Cilentani. Consigliere, allora. Perché io dico, non può essere quella propria eventualmente. Allora, no. Vabbè, lei quello sta facendo riferimento alla centrale unica di committenza. Lei sa che ci sta una commissione, le spiego così capiscono, insomma, che quando si fa un'opera pubblica, no? Viene finanziato, ok? Poi va assegnata quest'opera pubblica. Una volta che è stata finanziata, quest'opera va realizzata da una ditta. Si fa una gara, ok? Ecco, noi, la centrale unica di committenza, cioè il luogo dove si svolge la gara,
siamo associati, dato che l'Unione dei Comuni ne facciamo parte, all'Unione dei Comuni di Alto Cento, dove ha sede la commissione di gara che svolge questo lavoro per conto del Comune di Agropoli e dei Comuni dell'Unione. Questa è la centrale unica di committenza. Okay. Quindi non direttamente dal Comune di Agropoli, quindi, non da questa gara, non può essere fatta dal Comune di Agropoli. Perché? Perché dobbiamo sempre fare riferimento a soggetti diversi e terzi. Questa è la verità. La normativa, se ricordate, cambiò. E quindi noi dovemmo rivolgerci, molti comuni si rivolgono a enti come ASMET, come altre strutture. Dovevamo entrare in un rapporto, che l'abbiamo fatto ognuno dei comuni, in un luogo dove più enti si possono riunire per fare questo tipo di problema, quello di costruire le gare e poterle poi espletare. L'abbiamo fatto all'Unione, ma si poteva fare anche in altro modo. Ma bisogna farlo per forza in associazione con altri comuni, come fanno tutti i comuni. Quindi sta facendo riferimento a una normativa che non ho scelto io, per me poteva rimanere benissimo la commissione del Comune di Agropoli, però le indicazioni normative ci hanno portato a questo, abbiamo trovato una soluzione e funziona tra l'altro perfettamente la centrale di competenza di ogni comune Alto Cilento. Consigliere, lo prevede il decreto 50 del 2016, se lo legge, trova la centrale unica di committenza, così riesce a capire il perché. Io dare tutti questi poteri all'Unione dei Comuni Cilentani costantemente non è qualcosa che io credo che sia fatto bene. Quindi per cui questa Unione dei Comuni Cilentani che sta su tutte le cose tra questo comune e gli altri comuni, credo che non sia una cosa positiva. Si poteva dare anche all'ASMEZ a Napoli, pure a Roma, l'abbiamo rimasto nel territorio, abbiamo fatto bene. Il Comune Cilentani che sta su tutte le cose di questo Comune di Agropoli, sta su tutte le cose del Comune di Agropoli. I costi erano maggiori. Non è una cosa che questa minoranza... Questo è il tipico atteggiamento dell'opposizione. Allora, lui ha lanciato questa cosa, volendo far passare che questa cosa, lui sa cosa c'è dietro, che si spartono, che fanno... No, consigliere, mi lasci... Lei l'ha appena detto. Quindi... non dobbiamo lasciare che cosa? Mi permetta, approfondisca meglio, ok? Poi se vuole ne parliamo, perché non vorrei poi entrare in una discussione in cui poi rischiamo di dire delle cose che non conosce. Lei approfondisca meglio il funzionamento della centrale unica di committenza, approfondisca meglio la questione, come è stata gestita dalla Comunità Group, e verificherà che è una gestione efficiente, che risparmia rispetto agli altri enti, funzionale e che abbiamo a due passi. Quindi lei va... approfondisca la questione, torna, perché poi se lei viene e non conosce la questione in profondità rischia qualcuno di fare brutta figura e non voglio fare brutta figura a nessuno, quindi lei approfondisca, verifichi la cosa e poi dopo eventualmente ne parliamo, ma se approfondisce comprenderà che è una soluzione efficiente, funzionale e che risparmia rispetto alle altre possibilità che avevamo noi di gestirla. Ci sono altri interventi? Prego. Volevo sentire, visto che qua giustamente siamo sempre noi tre alle prese col sindaco, volevo ascoltare Franco Di Biasi, che poi si è dimesso dal PD e quindi penso che qualcosa ha da dire, e poi il gruppo misto, qualche proposta, consigliere, che è sempre l'opposizione. Ma chi è lei? Allora, no, io per cortesia. Non glielo puoi chiedere. E voglio chiedere almeno un'opinione. Consigliere, la prego di attenersi all'argomento. No, io mi attendo, consigliere Botticchio, voglio sentire anche gli altri cosa dicono. Passiamo ai voti, se non ci sono altri interventi io sto invitando, se ci sono degli interventi, consigliere, rispondo. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, passiamo ai voti. Chi è favorevole alla proposta? Chi si astiene? Chi è contrario? Botticchio, Abate, Pesca. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Astenuti. Nessuno. Contrario. Botticchio, Abate, Pesca. Il Consiglio approva. Terzo punto all'ordine del giorno, ripiano disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2019. Relazione all'assessore Mutalivasi. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Prima di entrare nell'argomento, che mi rendo conto è un argomento molto tecnico e cercherò di essere più chiaro e semplice possibile, voglio innanzitutto precisare che nel bilancio dell'ente questo provvedimento che noi andremo ad approvare non ha nessun effetto sostanziale, ma ha esclusivamente un effetto di diversa esposizione contabile
ed è un provvedimento che è dovuto a una innovazione legislativa intervenuta a febbraio di quest'anno a seguito di una pronuncia di una sentenza della Corte Costituzionale. Ricordo a questo Consiglio che noi in data 2 settembre abbiamo approvato il consuntivo 2019 che esecuteva con un avanzo di amministrazione di 28 milioni di euro. Questo avanzo di amministrazione era però differenziato in varie partite. Da quest'anno nell'avanzo di amministrazione la norma ha obbligato di iscrivere anche il fondo anticipazione di liquidità. Oggi con questo provvedimento noi andremo a dire che dal bilancio di esercizio 2020, a differenza di quello che avveniva fino nell'esercizio 2019, andremo a esporre nel bilancio di esercizio 2020 e così via per gli anni futuri fino al 2045, nell'entrata l'utilizzo di questo avanzo di amministrazione dell'importo di circa 9.200.000. Nella parte spesa andremo a imputare la differenza tra questi 9 milioni e la quota annuale che noi paghiamo, che già paghiamo da qualche anno a questa parte, della restituzione dell'anticipazione di liquidità di cui al decreto legge 35/2013. E che quindi noi già in bilancio, nella parte spesa, negli anni passati già tenevamo questa spesa e che continuerà ad esserci, soltanto che, ripeto, avrà soltanto una diversa esposizione contabile. Nella sostanza effettivamente non cambierà nulla, perché già era programmato, era un impegno questo che Calenda aveva preso e che doveva spalmare in 30 anni. Oggi la norma ci ha imposto di cambiare, in ossequio a quello che sono i principi di contabilità armonizzate, ci ha imposto di cambiare l'esposizione contabile di queste somme. Pertanto se ne chiede l'approvazione. Prego, consigliere Botticchio. Lei parla bene, assessore. Peccato che si capisce lei e forse qualcuno di noi. Il popolo non ha capito che siete indebitati fino al collo, e glielo dico io. Preparato un piccolo intervento e poi lascio tutto agli atti, no? Perché è bello parlare, però poi ci sono debiti fino al 2045, 300.000 euro l'anno, quindi anche i figli dei nostri figli troveranno i debiti che questi signori qua hanno fatto. Questa sera voi della maggioranza siete costretti a dichiarare il fallimento di una gestione che si ripercuote sulla città di Agropoli, per la politica scellerata che viene da lontano, dal 2007, epoca storica in cui scese sulla terra il Messia, annunciando la nascita della stella ariana. La prima a sorgere la sera e l'ultima a tramontare. Per la prima volta questa città viene segnata da quei comuni. In attesa del fallimento, questa sera viene, questo poi aspetto il gruppo misto, quello che dirà, perché poi aspetto pure, se si crea un gruppo misto, qualcosa contro quest'atto scellerato lo deve dire. O il gruppo misto si crea perché si alza qualche richiesta, e allora quindi quando ho finito aspetto proprio, ma l'aspetto in via amichevole, perché come dice il Presidente ci atteniamo alle regole, e quindi è stato un fuori regola. Questa sera viene anche dichiarata la fine della politica del fare, politica che ha distrutto il tessuto di una comunità onorata per la corretta gestione del buon nome vantato dal 1950. Il debito, fino a questo momento dichiarato, ammonta a 9 milioni di euro, che sono i 16 vecchi miliardi di lire, e sono l'ammontare di bilancio almeno di 3 comuni che ci circondano. Non siamo riusciti a sapere chi ha fatto questi debiti. Io ho intuito un po', ma lo vorremmo sapere, sarà nostra cura farlo e farlo sapere ai cittadini. La proposta di delibera è un esempio culturale di come viene affrontato un argomento serio. Pochi ed elementari richiami normativi, senza alcun collegamento con la delibera del consuntivo approvata. Poche parole senza contenuto, manca in essa la scheda analitica, dove si leggono tutte le notizie del gran debito. Chi ha fatto questo buco? Non si sa.
E come si fa, sapi? Eppure hanno partecipato alla festa di questi anni molte persone, intrecciate tra di loro. Assunzioni, affidamenti, concessioni, cooperative, società, e chi più ne ha più ne metta. Un mondo di affari collegati anonimi cui è nata la politica del fare condivisa senza controlli. Tutti dentro, con ansia e il patto, ecco perché poi si piglia l'80, il 90%. Quando vedo uno che piglia 80, 90% ho paura. Non so il perché, però mi viene una paura. Noti e gnocchi, chi doveva controllare non lo ha fatto, e se lo ha fatto ha condiviso per tornaconti convenuti. Controlli interni e esterni, tutti stretti in un solo conveniente abbraccio, garantito e protetto da quel filo di intreccio che ha pervaso non solo la nostra comunità, ma tutto il territorio. Il sistema vi ha costretto ad approvare il pacco questa sera, perché chi se ne pacco? Spalmare 9 milioni di euro in... fino al 2045 sono 300.000 euro l'anno lì, e poi il resto è tutto da vedere, da verificare, quello che si farà, anche perché voi non siete in grado, essendo che voi non siete in grado di gestire una città e di riuscire a recuperare le risorse della città. Per esempio noi abbiamo il giù dove i posti barca, lì quanti soldi entrano? C'è tanto, l'autovelox che la legge 200, l'articolo 208 della legge della strada diceva che il 50% andava per le strade, non è stato fatto, e chissà chi li soldi, oltre 5-6 milioni di euro. Quindi come gestione siete pessimi, siete fallimentari, non vi siete dedicati alla città, alla riqualificazione della città, all'arredo urbano, per esempio anche il litorale San Marco, i soldi andavano spesi per la città, perché le risorse c'erano. Invece cosa avete fatto? Avete preferito fare le clientele, e le fate in tutto, dalle assunzioni, qualsiasi cosa, le fate in tutto. E quindi la città si è impoverita di servizi, perché poi si tagliano i servizi, lì si fa. Mo siamo pieni di debiti e servizi zero. Zero, per non parlare delle figuracce che avete fatto con l'ospedale, con tutte quelle inaugurazioni, ecco qua, facevate pure i ringraziamenti. Il sindaco di Capaccio diceva, meno male, ma per tu ospedale, mo l'opposizione non parla più. Cioè voi siete una barzelletta nazionale, ecco perché andate d'accordo con De Luca, perché lui le fa in regione e voi le fate qua. E il popolo subisce, perché quelli non hanno il coraggio di ribellarsi, vengono da me, ma io che le posso fare? Io più di venirvele qua, sbattervele in faccia le cose, dall'ospedale, dall'ambiente, dalle alghe, dai lavori pubblici, dalla viabilità, dalle infrastrutture, siete decadenti, perché questi qua creano i gruppetti quando si devono allontanare dal sindaco, perché il sindaco in questo momento riconosco che è vittima di questo sistema, quando alzano la posta, poi vedi insieme un'altra volta un sindaco, li vedi, poi salgo e scendo, io perché vengo qua al giorno? Per osservare, mo li vedi litigati e mo li vedi insieme. Perché evidentemente poi si cede, e voi siete dei governanti, mandatevene, alzatevi e chiedete scusa e andate a casa, che non siete in grado. Guarda, io dicevano che io, cioè, l'avevo, alla fine un sindaco forse, e chi lo casa salva? Pensa tu, pensa, cioè si salva, perché voi state solo ed esclusivamente... Pur sto gruppo misto, ma che caspita lo fate a fare quando poi non avete idee, non avete proposte? Disse Peppe Camarotto, e la Lega che propone? La Lega sa che propone, visto che ti rispose, che la Lega vuole fare il trofeo ai consiglieri, chi non ha voluto un posto di lavoro per i familiari, non l'ha voluto a Capaccio e non l'ha voluto qua, e la Lega fa i trofei ai consiglieri, che si consiglieri soltanto per bene, che non vogliono niente, vogliono lavorare solo per la città. Lei è l'esempio, Camarota. Consigliere Camarota, lei è il consigliere più onesto, lo ritengo. Lei lavora per il futuro e per i giovani. Mi ricordo, 400 voti per il futuro che doveva arrivare. E lei lo rappresenta bene. Questo è il problema, che io ogni volta devo venire qua, devo vedere a voi qua. Perché poi non è che dice io si dimette questo assessore e cambiamo. Una volta è stata mandata via un assessore e ha fatto bene, glielo rinnovo, perché non andava bene. Ma, scusate, lavoriamo però, cacciamo una perché non va bene, e sono non d'accordo di più.
Però cerchiamo, sindaco, di mettersi per... Voi ci vuole. Mica quel povero Mario Pesca può parlare l'alga ogni volta. Cioè, voi che siete tanto bravi, il piano triennale, facciamo qua. L'altro poco volate sugli alberi, poi quattro alghe, che quelle sono diventate pure sabbia, mo. Figurati se un assessore all'ambiente, purtroppo non abbiamo assessore all'ambiente, poteva ben curare tecnicamente. Non venire qua, ma sembra il mercato, mi togli l'alga, no, non te le posso togliere, poi te le tolgo. No, ci vogliono persone specializzate, con tutti i soldi che buttate, che avete buttato. Ma sa quanti tecnici potevano venire qua e attenzionare quel macello al porto? Un porto turistico doveva essere. I soldi arrivano però dal porto, perché arrivano dai posti barca. E che se ne fanno tutti quei soldi? E dov'è l'arredo urbano? Dov'è la riqualificazione del posto? Come si fa? L'attrattiva da dove nasce? La gente come gli deve venire? Cioè, volete fare Positano e Amalfi sulla carta, poi all'atto pratico niente, salgono e scendono. Consigliere assessore, sa, consumate le scale il giorno, dovete stare in mezzo alla città, questo va e questo così si fa. O devo venire io, dico devo fare io l'assessore, lo farò la prossima volta probabilmente, spero di farlo e di dare un contributo, di dare una mano, anche se mio figlio dice abbiamo tanto da lavorare, non ho capito perché tu ti sei, perché mi fa male vedere una città così. I debiti, 9 milioni spalmati in... fino al 2045, quindi i debiti qua e il fallimento qua. E parlate, vi permettete pure di portare ma progetti di cosa? Avete fallito in tutto, non c'è una cosa, siete sempre voi là, seduti. Cioè a fare cosa? A fare cosa? Chiedete, se leggiamo i carte ci viene da piangere. Poi il sindaco, facciamo la caserma, mette subito i carabinieri in mezzo. Ma noi teniamo rispetto dei carabinieri, sindaco, della Guardia di Finanza. Noi abbiamo rispetto della divisa. E guai se viene a mancare la divisa, perché noi ci vogliamo sentire tutelati dalla divisa. Cioè un governatore che ci chiude dalla sera alla mattina e la gente... Ma voi pensate veramente alla politica distruttiva che state facendo in Campania? Perciò io non mi meraviglio di voi, perché dietro di voi c'è gente peggio di voi, che ha messo in ginocchio la regione. C'è gente che piange, dice io stamattina il mio figlio dove lo devo portare? Cioè asilo nido, e che se mischiavano in asilo nido Covid? Sono cose assurde, chi ci rappresenta a noi? Dov'è la sanità ad Agropoli? Dove non c'è niente, se vuoi fare una domanda non c'è, è tutto assente. Nominate persone, le mettete là e poi noi ci dobbiamo stare zitte e dobbiamo fare capo e muro. A me dispiace per la città di Agropoli, ma non per questa mia arringa vuole significare che io abbia odio con qualcuno o con qualcosa, assolutamente no. Però si poteva, il sindaco manca un anno e mezzo alla scadenza, è una dritta, si poteva dare, delle sostituzioni si potevano fare, delle figure inadeguate andavano mandate subito, immediatamente a casa, come già fatto, e mettere persone che incominciano, qualche assessore, anche, non lo so, all'ambiente, al turismo, al commercio. Cioè, am aboliti i deors, perché poi ognuno fa quello che vuole, viene qua, dice sindaco, io mi devo mettere così... Poi chiamano a me, dice guarda quanto pare brutto là, guarda qua. Cioè non c'è niente, un paese senza... Scusa, non ho finito ancora. Il tempo è finito. No, con me il tempo lo fa funzionare bene, dove dice lei. Grande presidente. Allora, quindi, di che vogliamo parlare? E noi, io ve lo dico, ma io ve lo dico anche perché vi voglio bene, non è che io vengo qua, dice viene e ci... No. Cioè è nato un gruppo misto, tutta la gente, adesso è nato, chissà che dirà, e chi le alza la mano meglio di prima, evidentemente chissà perché era nato, e la gente ma pensa in mala fede, e quindi io mi aspetto qualcosa da questo gruppo misto, esce Di Biasi dal PD, è uscito dal PD, chissà, no, chi lo sa meglio di prima, però è uscito poi a fare, cioè tutti questi giochetti, invece di farli qua sopra, giocate a... incoraggiare e a dare impulso alla città di Agropoli. Guarda che è una città di mare. Grazie, consigliere. È una città di mare. Vabbè, io me li sono contati i minuti che mi ha fatto parlare a me. Grazie. Mo vedo avanti. Grazie. Va bene? Grazie. Ci sono altri interventi?